L'incidente è avvenuto lungo la statale 16 all'altezza di San Paolo di Civitate, dove per cause da accertare si sono scontrate due auto. Per Fabrizio Ronchetti, 46 anni, maggiore dell'esercito che stava tornando a Termoli, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate anche da Patrizio Tristano, 40 anni, originario di Canosa, morto dopo il ricovero in ospedale. Viaggiavano da soli, la dinamica dello schianto sarà ricostruita dai carabinieri della compagnia di San Severo. Il militare in servizio all'undicesimo reggimento Genio Guastatori di Foggia stava rientrando a casa dopo il lavoro quando la sua Lancia Ypsilon si è scontrata con una Fiat Idea guidata dall'uomo che viveva a Cerignola. L'impatto non gli ha lasciato scampo e per estrarre il corpo senza vita dall'auto accartocciata è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fabrizio Ronchetti, originario di Isernia ma da tempo residente a Termoli, lascia la moglie e un figlio di 11 anni. La notizia si è diffusa in città, dove in tanti si stringono alla sua famiglia e lo ricordano come una persona precisa, generosa e sempre disponibile.